grazie per la linea, ben trovati con Metropolis. Iniziamo una nuova puntata in diretta con voi. Chiamateci, scriveteci, parliamo insieme di tutti gli argomenti del giorno. Saluto e ringrazio Silvia Scurati della Lega, complimenti. Grazie, un saluto a tutti, grazie per l'invito. È arrivata grazie. Prima, noi stiamo dando anche prima un po' della Lega su tutta Milano, Milano provincia con 4081 preferenze. Ringrazio di cuore chi mi ha premiato, davvero, i cittadini. E Michela Palestra del PD, congratulazioni. No, lista Patto Civico, ecco, lista Maiorina. Sbagliato. Sì, sbagliato. In coalizione, grazie. Allora, cambiamo i sottopancia, lo chiedo ecco. Alla regia. Ecco, mettiamo solo Michela Palestra. Come è andata? Molto bene. Prima video, anch'io sì. Nella mia circoscrizione, con un contributo e una restituzione di questi anni di lavoro, davvero bello, molto ecco, bello. Quindi molto contenta. Come vice sindaca anche del... Come sindaca di Arese, come vice sindaca della città metropolitana, ho un po', come dire, delusi del risultato complessivo, noi ci credevamo, ma soddisfatta personalmente del restituito, quindi... Ecco, l'altra volta qua scherzavamo, dicevamo, dei tre figli, il primo andrà a votare, la voterà oppure no, fatto il suo dovere. Il voto è segreto, ma ecco, credo non ci siano dubbi. Va bene, saluto e ringrazio in collegamento con noi Mirko Rota, vediamo se l'abbiamo detta giusta, dirigente sindacale FIOM CGL, buongiorno. Sì, perfetto, buongiorno a tutti, buongiorno e complimenti a chi mi ha preceduto per il risultato elettorale. Ecco, noi adesso ovviamente ci ricaliamo in quella che è sicuramente la situazione di Regione Lombardia, però nel contesto sia nazionale che poi europeo, e abbiamo visto che di ieri la notizia ufficiale delle auto elettriche dal 2035, ora anche le case green, ci sono degli aggiornamenti, e il nostro titolo volutamente polemico chiede: ma chi ha i soldi, no, per la svolta ambientalista, raccogliendo un po' quelle che erano le impressioni primordiali di chi ha voglia anche di andare incontro a delle esigenze che sono quelle di tutti, ma che magari non ha il portafoglio in questo momento per accedere a auto elettriche o per delle case green, che quindi diciamo porterebbero una svalutazione delle case che consumano tanto, e quindi e dei soldi anche per modificare tutte le caldaie e quant'altro. Ma, sai, l'Europa ci ha abituato a queste perle senza calarsi poi nella realtà del territorio italiano e lombardo in questo caso, perché si fa presto a dire si cambiano le auto, oppure si fa presto a dire si cambiano le caldaie, senza capire che poi alla fine chi paga tutto questo sono i cittadini. E questa è una cosa veramente assurda. Anche il tema delle auto, poi ci ritroviamo città che anche loro, come Milano stessa, Gonzala, sì, che sì, dai 30 all'ora all'area B, all'aumento dei biglietti a 2,20 euro, ha messo in ginocchio anche qua il pendolarismo lombardo e milanese. E quindi, cioè, la Lega si è fieramente opposta anche a livello europeo a queste scelte scellerate, possiamo definirlo. Credo che la politica, l'ambiente vada tutelato, e assolutamente è un dovere di tutti, ma lo si fa con politiche attive e non coercitive di questo tipo, ripeto. Perché... Abbiamo visto anche le dichiarazioni di ieri di Salvini. Ma penso che poi oltretutto qua è bene sottolinearlo e dirlo, che con questa mossa l'Europa, e qua poi... so, poi qualcuno se ha dei sospetti ulteriori, ne ha tutto legittimato dopo il caso del Qatar, stiamo svendendo praticamente la produzione europea, ma anche italiana, perché abbiamo una storia anche di produzione a livello di automobili, alla Cina. Questo è un dato di fatto, e questa è una mossa. Oltretutto poi mi devono anche spiegare cosa c'è di green nello smaltire le batterie elettriche, che è un altro problema. Quindi queste imposizioni calate dall'alto noi le respingiamo al mittente e all'Unione Europea, che, ripeto, dalla farina dei grilli fino alle auto elettriche, fino alle case. Ecco, noi preferiamo, e abbiamo sempre fatto in Regione Lombardia, delle politiche attive, perché noi all'ambiente abbiamo fatto la prima legge in Italia, e lo rivendico perché ho fatto anch'io il relatore in aula, sì, della rigenerazione urbana, dello zero consumo del suolo. Queste sono politiche attive. Tu dici, caro amministratore locale, prima di consumare nel piano di governo del territorio, e abbiamo anche qua un sindaco, e anche io ho fatto l'assessore urbanistica, che ne sa benissimo, cioè un amministratore locale
ha il dovere prima di tutto di recuperare le aree dismesse, prima di consumare territorio vergine. Queste sono politiche attive. Quelle ecco. dell'Europa, ripeto, magari uso un termine proprio di marchetta alla Cina, ma mi sa tanto di sì, perché poi pagheranno i cittadini che hanno i soldi per cambiare l'auto, mi fa tutto, piacere le colonnine, avere cioè, qui c'è tutto un anche tema. In particolare palestra, perché? Perché ha una doppia funzione, cioè la prima è quella che di essere comunque rappresentante di un partito molto vicino al tema dell'ambiente, che comunque è anche legato a Sala, che abbiamo visto ha preso tanti voti in città e che quindi la sua politica la mantiene ferra e i suoi voti li continua a prendere su quegli argomenti. Dall'altra però viene da essere sindaco di una città limitrofa e che quindi sa benissimo le difficoltà di chi abita fuori e che magari non è in centro, no? Sì, sì, per certamente. Andare in giro a piedi e in bici. Allora, io credo che il tema dell'ambiente sia un tema talmente urgente, talmente che chiama la politica a una responsabilità che ha a che fare con la salute, che a volte è necessario, perché sta nel dovere, nelle responsabilità che ci danno i cittadini di assumere decisioni forti, con anche non sempre popolari. Noi nel nostro ruolo non dobbiamo assumere decisioni solo per avere popolarità, ma con una responsabilità amministrativa. Quindi se questo vuol dire politiche coercitive, essere in grado di determinare e rispettare quelli che sono anche gli impegni elettorali, io credo che siano cose un po' diverse. C'è poi tutto un tema che non può essere trascurato e non deve essere trascurato, di fare in modo che l'ambientalismo non sia una politica che può essere solo a prossima a chi ha più possibilità, però su questo si può lavorare. Io non credo che bisogna abdicare al principio di intervenire in maniera chiara e determinata sulla transizione ecologica, e l'Europa ci sta dando delle indicazioni chiare, e invece abdicare quindi a questa funzione e non fare politiche attive dell'attenzione al sociale. Anche quando abbiamo affrontato proprio in città metropolitana la questione dell'area B, abbiamo cercato di portare l'attenzione a chi era più in difficoltà rispetto a intervenire in maniera più rapida e immediata ad avere una diversa possibilità di muoversi. Ricordo anche che se finché continuiamo a ragionare nell'idea che ognuno debba prendere la sua macchina per spostarsi e avere quindi la possibilità di avere un mezzo, siamo lontani da quello che il futuro ci consegna. Quindi ancora una volta è richiamare l'attenzione su quali sono le strategie. Potenziamento nei mezzi pubblici. Sì, abito ad Arese, neanche 10 chilometri dalle aree più servite, e noi siamo in grande carenza di un servizio di trasporto pubblico. È lì che bisogna determinare. La politica ha il dovere di introdurre quelle condizioni che permettono il cambiamento. E a tutti, a qualsiasi fascia di età, chiaramente, non soltanto poi per certo, adesso ne, ma vuol dire ne investire su quelli che sono i diritti fondamentali. E se noi non agiamo con efficacia sul tema ambientale, noi ci dimentichiamo sempre di non considerare quali sono i costi sociali sulla salute per tutte le malattie connesse all'inquinamento. Allora investiamo sulla prevenzione, agiamo dando gli strumenti e consideriamo anche che limitare, porre rimedio a una situazione ambientale terribile, tanto più nella pianura padana e nella nostra regione, passa attraverso anche azioni forti, a volte scomodi, allora, ma che richiamano la responsabilità. Sentiamo anche voi da casa. Pronto? Pronto? Buongiorno carissima. Buongiorno, buongiorno. Prego. Innanzitutto mi fa, Stefania, mi faccia fare gli auguri a Silvia, scusate. Grazie. Anche a palestra. Anche a palestra, ma siccome la Silvia Scurati la conosco, okay. E sono felicissimo che abbia, ma ero certo che ce l'avrebbe fatta. Grazie. Complimenti mille. Silvia. Grazie di cuore. Però adesso, Silvia, devo tirare un po' le orecchie a Matteo. Vai, sono pronta, dimmi. Allora, Matteo ha detto subito una follia. D'accordo. Però poi non può, quando si tratta di votare, accettare a testa bassa tutto quello che fa l'Europa, giusto? No, giusto? È così, non funziona. Cioè, l'Europa sta facendo di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Vi ricordo che il mese prossimo, annunciato stamattina dalla Presidente della Banca Centrale Europea, che aumenterà di nuovo il tasso di 0,50%. Questi sono folli veramente. Oh, ma cosa pensano di spennarci
quattro non ne abbiamo più. Stefania, io me ne vado in Calabria, la saluto. Un saluto, ti prendo a Telenova in Calabria con risposta velocissima che no, poi risposta vado da la Lega, guarda, ha sempre fatto opposizione fortissima all'Unione Europea di fronte a queste scelte scellerate. E quindi Salvini ha ribadito nuovamente una posizione che è lineare e limpida da parte della Lega, cioè perché sia a tutela dell'ambiente, no, in posizioni che in realtà vanno solamente a mettere in difficoltà i cittadini, e ti do ragione, perché ci stanno spennando. Quindi l'Unione Europea pensi a mantenere i costi dell'energia bassi, pensi a mantenere il costo del petrolio che ci arriva d'oltreoceano e sta anche qua a dei costi folli ancora prima, pensi a non darci delle politiche agricole che mettono in ginocchio la nostra agricoltura, perché alla frena di grilli non rispondiamo col nostro riso, con i nostri allevamenti suinicoli, con tutta la parte che rappresenta la storia e la cultura del cibo italiano e lombardo. Quindi la linea Lega è chiara e netta. Rota, per quanto riguarda i posti di lavoro offerti dall'industria che si occupa e che lavora, e io mi immagino i lavoratori che sì, vogliono fare delle scelte ambientaliste, però poi dall'altra parte si trovano a lavorare in queste realtà, cioè troveranno un'alternativa nelle nuove realtà? Ma allora la scelta di passare dall'auto con motore endotermico a motore elettrico è una scelta presa, e quindi quando si dice facciamo opposizione viene un po' da sorridere. Questa cosa lo sa il governo italiano e lo sanno le case costruttrici che stanno investendo un sacco di miliardi, soprattutto quelle tedesche, sul nuovo motore. Allora, rispetto alla domanda, è evidente che ci sarà un problema occupazionale, certo. Ma non perché lo dico io, ma perché per produrre un'auto elettrica servono meno componenti, meno componentistica rispetto al motore classico endotermico. E quindi noi abbiamo rappresentato questo problema al governo dicendo attenzione che questo passaggio creerà un numero di lavoratori che perderanno il posto di lavoro. Questo è una cosa che stiamo discutendo da diversi mesi con il governo, ma ad oggi non si intravedono delle soluzioni. Gli altri paesi invece stanno facendo fior fior di investimenti per quanto riguarda l'auto elettrica. Cioè, il nostro paese sta guardando quello che sta succedendo e non si sta preoccupando di questa scelta che, ripeto, può avere una valenza positiva in tema ambientale, ma ha delle ricadute sociali, occupazionali, di posti di lavoro molto molto delicata, e di questo sono preoccupate, diciamo così, le organizzazioni sindacali insieme, diciamo così, anche alla stessa Confindustria. L'altra questione, sento dire l'Europa ci sta spennando, ma se qualcuno legge i giornali, l'Italia non si trova in una situazione di recessione, cosa che era preventivata nei mesi di giugno, di luglio e di settembre, per un motivo molto semplice, perché stanno arrivando un sacco di soldi dall'Europa con il PNR. Se non ci fossero stati questi soldi, in parte li dovremmo restituire, in parte no, da parte dell'Europa, noi saremmo in una situazione economica sicuramente non così positiva rispetto alle previsioni. Quindi un po' di approfondimento quando si dicono determinate cose. Se l'Europa sta mandando i miliardi, l'Italia è il paese che sta prendendo più soldi rispetto agli altri paesi europei, e questi soldi arrivano dall'Europa. Altro che si sta spendendo. Non restituirlo. Al volo, Silvia, perché una parte dobbiamo restituirli. E il problema è che non bastano i finanziamenti diretti, ma ci sono anche delle modalità che sono non dirette per andare a minare l'economia, le tasche dei cittadini. Attenzione, perché al di là, ripeto, dei fondi, che poi una parte vanno restituiti, ma c'è tutta la tematica che io posso fare anche delle leggi che lì sì che mi vanno a colpire il cittadino. Cioè non è che l'Europa ci aiuta solo guardando dei fondi diretti che vengono elargiti, ma il tema è tutta una serie di leggi e normative che invece in modo indiretto vanno a colpire il cittadino. Io sono d'accordo con quello che diceva Rotta sull'occupazione, ed è molto preoccupante, perché non poi in un anno si cambia la produzione, c'è la formazione anche degli operai, la conversione dei sistemi. Le nostre aziende hanno sofferto, la parte soprattutto legata al costo dell'energia e la parte post pandemia, quelle che sono sopravvissute.
Quindi guardiamo la parte anche di norme che vanno a inficiare in modo indiretto. Però la questione mi sembra un attimo più articolata, cioè quando delle decisioni, noi siamo dentro l'Europa e io sono convinta europeista e stiamo vedendo quello che sta succedendo anche a chi ha scelto di uscire, le conseguenze sulla propria economia. Credo che questo dovrebbe funzionare da campanello d'allarme. I soldi che stanno arrivando col PNRR, che sono certamente in parte da restituire, ma ci dovrebbero aiutare a investire, a fare quella transizione che noi sappiamo da tempo, cioè essere fermi di fronte a un mondo che cambia, conservare lo stato di fatto è l'errore più grosso che si sta facendo in questo momento. Investire per essere volano del cambiamento e determinare le condizioni per un cambio rispetto a quelli che sono gli elementi centrali, che sono tutti quelli legati alla transizione ecologica. Mi riferisco anche al tema sfiorato dell'agricoltura, su cui con Silvia abbiamo avuto già momenti di confrontati. Siamo sempre confrontate. Serve un cambiamento anche rispetto alla produzione agricola, proprio per valorizzare l'eccellenza, proprio per fare in modo che quel sistema economico che è destinato a cambiare, che le regole che l'Unione Europea da tempo ci ha annunciato che arriveranno e sono entrate in vigore col 2023, cambiano il sistema dei supporti e gli aiuti economici. Ecco, quello che abbiamo fatto fino adesso è stato guardare questo cambiamento che sapevamo sarebbe arrivato, senza agire, senza cercare di dare, come chiamo io, la cassetta degli attrezzi agli agricoltori, che si troveranno inevitabilmente, ma largamente annunciato prima del Covid, di fronteggiare una transizione nella modalità di produzione che è ineludibile. Allora il Covid ha allungato le tempistiche, ma non ha cambiato il risultato, cioè la chiamata in causa, un cambiamento che si è cercato di ostacolare fino alla fine. Allora, io devo andare in pubblicità, chiedo al telespettatore gentilmente di rimanere in linea, poi parliamo anche di un blitz degli ambientalisti, restate con noi tra poco. Eccoci, allora, grazie per l'attesa, vi leggo un messaggio. Nessuno di voi dice qualcosa in merito all'inquinamento dell'aria prodotto dagli aerei di linea che quelli privati. Basta coi pregiudizi ideologici contro le auto da parte di una certa area politica perdente, scrive il telespettatore. Allora, io vi ho ritrovato un video che non so se dalla regia, perché non li ho, così sono un artista, non li ho avvisati, però magari dall'iPad riescono a mandarvelo in onda. Blitz degli ambientalisti a Malpensa, occupate le piste dei jet privati contro lo spreco di viaggi di San Valentino. Vabbè, questo poi era mirato. Mirato per quello. Comunque, di base non ne parla nessuno, ma di base l'inquinamento si sa da cosa è prodotto, no? Certo, sono... È sempre tutta la faccia della stessa medaglia. Sì, poi. Sono... Del resto c'è un tema ambientale che riguarda auto, aerei, riscaldamento, sì. Caldaie, non a caso abbiamo parlato anche di case green e insomma è una rota. Beh, c'è anche il problema dell'industria, però adesso questo è un paese ad esempio che vuole combattere l'inquinamento e non discute del fatto che noi nelle principali città italiane ad esempio non abbiamo un sistema di metropolitane adeguate, cioè se uno va in una città europea trova 3, 4, 5, 6, 8, 20 linee, e se invece va in qualche città diciamo così italiana, il sistema metropolitano è rimasto fermo a 50 anni fa. Quindi il PNR dovrebbe essere un elemento di ammodernamento di questo paese. La stessa alta velocità, è possibile che l'alta velocità funziona in tre quarti del paese, mentre se qualcuno prende un treno regionale sa forse quando sale ma non sa quando scende. È una discussione che questo paese non vuole fare perché ci sono altri interessi, perché ovviamente è più interessante costruire una nuova autostrada che risponda a determinati interessi, è più interessante vendere le auto anziché far viaggiare le merci con altri sistemi di viabilità e via dicendo. Quindi, ripeto, se vogliamo discutere di inquinamento, di come abbattere determinate situazioni, non bisognerebbe solo bloccare i jet personali, bisognerebbe essere all'altezza di una discussione che gli altri paesi in parte stanno facendo. Allora, telefonata, pronto?
Sì, buongiorno, sono Alberto. Buongiorno Alberto, scusa per l'attesa. Vorrei dire alla signora da sinistra, no, quella che propaganda le auto elettriche, no, che per produrre una sola batteria Tesla, per la macchina Tesla, serve per spostare il materiale in miniera un CAT che consuma in 12 ore 3.000 litri di gasolio al giorno. Poi c'è il problema dello smaltimento. Dove vengono smaltite queste batterie? A casa della von der Leyen o a casa sua? In più c'è lo sfruttamento dei bambini in Africa per il cobalto, se vuole mandare i suoi nipoti, non lo so. Poi volevo dire un'altra cosa, e a proposito del PNRR, no? Il PNRR è una truffa, perché noi dovremmo avere la banca centrale nostra con la nostra moneta, perché è una cessione di sovranità, che è un reato contro la personalità dello Stato, di tipo eversivo, con pene fino all'ergastolo. Grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata, buona giornata. Vabbè, andando oltre le provocazioni, ovvio che siamo in una situazione complicata e dove ci sono grandi anche sviluppi sul piano industriale da fare, lo si diceva prima, io sono molto d'accordo con quello che diceva Rota, io da anni porto avanti una battaglia anche sul tema di ragionare sul trasporto pubblico, lo accennavo prima, mi sono occupata di area metropolitana, quindi il tema di risolvere le problematiche del traffico, ma creando delle alternative anche infrastrutturali, dove con infrastrutture intendo il potenziamento in primo luogo del mezzo di trasporto pubblico su ferro, su gomma, dove non è possibile fare diversamente. Noi abbiamo esempi illustri di grandissime risorse utilizzate come per costruire la TEM e la Brebemi, che in realtà hanno un carico veicolare non adatto a quello che è la realizzazione con investimento di risorse enormi, e si ripete questa storia perché c'è la Vigevano Malpensa che incombe nel sud Milano con 330 milioni di euro solo per fare due sulle tre tratte, che andrà a devastare tutto il territorio del sud Milano, dove invece di intervenire e cercando di porre rimedio ottimizzando l'infrastruttura esistente stradale, si vuole duplicare una strada dalle dimensioni ciclopiche, ancora una volta facendo una ferita profonda sull'ambiente, e per esempio non si ragiona in tempi stretti e congrui sul raddoppio del binario. Perché scurati? No, perché credo che questa è un po' la differenza tra noi e una parte del centro-sinistra, che noi siamo per il sì per le infrastrutture, i sì le infrastrutture che sono utili per lo sviluppo del paese. Si può pensare a un hub come Malpensa, che grazie al cielo lavora al di là poi di queste proteste di pseudoambientalisti che lasciano il tempo che trovano, perché imbrattare i monumenti, fermare le autostrade, fermare gli aeroporti, veramente una cosa ritengo che va anzi a intralciare il lavoro che dovrebbe essere in questo momento salvaguardato di tutti, anche nel rispetto degli operatori. Quindi noi diciamo sì alle infrastrutture, sia a Vigevano Malpensa, un'opera se ne parla 40 anni, il ridoppio della S9, del binario che per esempio collega l'Abbiatense a tutta la parte del milanese. Noi abbiamo in arretrato perché RFI, Stato, non ha mai investito, siamo in arretrato di 800 km di rete, per esempio di binari, perché i binari appartengono allo Stato, mentre poi la gestione è un'altra partita. Cioè noi diciamo sia le infrastrutture, che sono, non si può pensare di avere una Lombardia grande, siamo 10 milioni, un sesto della popolazione, e poi pensare ad andare in giro col calesse. Quindi bisogna essere anche reali nella vita. Ma questo vuol dire conciliare, ma assolutamente no, serve ogni forma di collegamento, serve. Noi vorremmo una Lombardia dove se uno prende un treno da Bergamo e deve arrivare, certo, a Milano, sono 45-50 km, non ci metta un'ora, perché un'ora, certo, ci mettevo quando avevo 20 anni, andavo a scuola, e non vorremmo un sistema ferroviario dove quando tu prendi il treno a Bergamo per arrivare a Milano devi rimanere in piedi, sì, perché non trovi posto in alcune, diciamo così, fasi orarie della giornata. Quindi siamo per ammodernare, però sì, ammodernare non significa fare cose sbagliate, significa fare cose che hanno un senso per la popolazione, certo, e per l'ambiente, per l'economicità, diciamo così, dell'investimento. Certo. Ho fatto questo esempio, non sono un esperto, diciamo, in materia ferroviaria, però certo, quando sento i pendolari che si lamentano da Bergamo a Milano, ma infatti, e ci mettono un'ora, come ci metteva un'ora
il treno negli anni 70, penso che qualcosa si possa fare anche nella ricca Lombardia. Assolutamente, insomma. Ma visto che ho fatto parte della commissione trasporti, questa cosa giustamente me ne sono occupata. Bisogna andare a individuare, al di là poi di dire i treni sono in ritardo, i treni non funzionano. Noi abbiamo investito 1,7 miliardi, abbiamo comprato 222 nuovi treni, 80 sono già in funzione. Queste risorse di Regione Lombardia abbiamo comprato altri 200 pullman che entreranno in funzione per il TPL, anche qua ci mette i soldi di Regione Lombardia, 450 milioni, abbiamo comprato i bus più ecologici possibili. Il problema è un altro, è a monte, io posso comprare, come abbiamo fatto come Regione, tutti i treni all'avanguardia, come giusto che sia, anche se avrebbe dovuto anche qua contribuire lo Stato magari, visto che Trenord è in parte gestione dello Stato, ma se io non ho il materiale rotabile aggiornato, una linea ferma di 60 anni, quello che dici tu è giusto, perché poi mi si blocca il treno nuovo, extra, anche quelli ad idrogeno, che sono una fase sperimentale, ma io devo avere il materiale rotabile, ed è una cosa che finalmente probabilmente RFI sta investendo sulle nostre linee lombarde, visto che siamo, ripeto, un sesto della popolazione italiana. Quindi a me piace guardare poi i numeri, oltre a dire va tutto male, va tutto bene, però mi piace anche capire dove bisogna andare a incidere, perché giustamente, qua ti do ragione, siamo la Regione Lombardia, quindi andiamo a intervenire dove sappiamo che c'è il problema. Su questo, allora, tutti stiamo lavorando, arrivo, in questa fatemi direzione. Sentire il telespettatore, pronto? Sì, buongiorno signora Cattane, sono Mauro da Milano, buongiorno. Sono gli ospiti. Prego. Tutto giusto quello che hanno detto gli ospiti, le proposte, quello che c'è da fare e non fare. Però tenete presente che il nostro Stato non ne ha più di soldi. Non pensate che col PNRR siano sufficienti, anche perché non li puoi usare tutti e li devi usare. Io penso che ci sia sotto poi una super trappola da parte dello Stato, perché da qui a 10 anni verrà tolto il discorso della benzina sulle macchine, con i 21 miliardi, 24 miliardi che è incassato nel 2021 con le accise. Se nel 2035 dovrà rinunciare a questi incassi, cosa succede? Che io nel 2035 comprerò un'auto elettrica che non costerà più 20.000 euro come adesso, ma da qui a 10 anni magari costa 5.000 euro perché ne produci tante, però verrò super tassato con l'energia elettrica, quindi pagherà sempre il cittadino e nessuno parla di lavoro, neanche i corsi di formazione. Non c'è neanche il rimaniamo su questo oggi, grazie, grazie, grazie mille. Andiamo in pubblicità, dopo parliamo anche dello sciopero dei mezzi, visto che abbiamo attaccato l'argomento trasporti, che sarà ancora domani, venerdì. A tra poco. Rieccoci, grazie per l'attesa. Allora, abbiamo messo in attesa i nostri telespettatori, prendiamo subito la telefonata, poi torniamo a noi. Pronto? Pronto, buongiorno, mi sentite? Buongiorno, sì, la sentiamo, chi parla? Sono Francesco da Biategrasso. Ben trovato, prego. Senta, volevo fare una domanda. La consigliera Strada dice che comunque è compito del politico fare anche prendere delle decisioni impopolari come riguardo alla transizione ecologica. Una domanda. La Lombardia ha aziende importanti come Brembo che produce treni, ad esempio, con 12.000 occupati, che evidentemente non sarà più necessario sulle auto elettriche, in quanto le auto elettriche hanno un impianto frenante limitante, o come l'SC Project che produce marmitte a circa 300 dipendenti, ed evidentemente l'auto elettrica non ha bisogno di marmitte. Ecco, domanda, volevo capire come questa sua posizione si concilia anche con alcune posizioni assunte con Alitalia, che evidentemente faceva parte di un'azienda De Costa, ma che è stata tenuta in vita dallo Stato per tanti e tanti anni. Mi volevo un po' capire politicamente dai due consiglieri come si conciliano queste posizioni. Dai due consiglieri, ok, Strada non c'è, Palestra e Scurati.
Palestra, pardon. Grazie, grazie. Salutiamo anche ovviamente Elisabetta Strada, prego. Ma io credo che questo tema sia un tema davvero centrale, e si leggeva nelle parole anche di Rota la preoccupazione. Allora, il tema è una transizione anche rispetto a quello che è il nostro portato di produzione industriale, molto legato, e lo sappiamo, anche all'ambito automotive. È chiaro che è necessario proprio fare, rispetto a quello che è il mercato, un adeguamento di quelle che sono le normative e le varie produzioni. In tutto questo le aziende, i sindacati si stanno ponendo una questione di mantenimento dei livelli occupazionali e mantenimento di una produzione, andando verso una riconversione e capendo anche quali sono i vari ambiti e le varie conseguenze dell'entrata in vigore di norme che cambieranno sostanzialmente quello che è l'alimentazione a livello di tutto quello che è il trasporto privato, ma non solo. In questo, avere degli obiettivi, come dicevo prima, che determinano quando saranno smesse alcune produzioni e saranno riconvertite, è un tema che non ci si può porre all'ultimo. È chiaro che tutte quelle che sono le possibilità di intervento per fare in modo che vengano convertite le persone che lavorano, le nostre aziende, e avere delle possibilità di supporto economico alle aziende, è un tema fondamentale e va affrontato. Va allora affrontato, vi vorrei leggere anche un messaggio. Troppa violenza, è vero, facendo riferimento al nostro titolo, Rota. Troppa violenza, noi abbiamo scritto sui mezzi, quindi ci sarà un altro venerdì di sciopero, no? Ma purtroppo la security non possono fare nulla, hanno le mani legate. Se non avessero le mani legate era tutt'altra cosa. Per lo sciopero lo fanno ogni 3x2. Pago l'abbonamento per cosa? E poi io usufruisco di un servizio che lo uso 4 volte a settimana, perché venerdì c'è sempre sciopero, allora non pago più l'abbonamento. Che ne dici, Rota? Beh, il problema della frequenza degli scioperi nel trasporto, nei servizi pubblici, può essere un problema per alcuni cittadini. C'è anche da dire però che lo sciopero nei servizi pubblici è regolamentato da una legge, cioè il sindacato, mentre nell'industria privata può dichiarare sciopero con una certa facilità, diciamo così, tutti i giorni, in qualsiasi fascia oraria, nel settore dei servizi pubblici giustamente c'è una legge del 1990 che impone il rispetto di alcuni requisiti. Ad esempio, devono essere garantite alcune fasce orarie, non si può fare uno sciopero vicino all'altro e via dicendo. Poi discutere se uno sciopero è giusto ed è sbagliato è sempre complicato, dipende poi alla prova del 9 se i lavoratori a cui aderiscono alle sigle sindacali che hanno dichiarato sciopero si mettono a scioperare, perché io penso che quando i lavoratori si mettono in sciopero abbiano, diciamo così, delle ragioni. Non è che uno perde il salario, perde la retribuzione, si mette a fare sciopero semplicemente così perché non ha voglia di lavorare. E ripeto, nei servizi pubblici c'è per fortuna una legge che deve riequilibrare il giusto diritto dei lavoratori di poter scioperare, di poter protestare, ma anche il giusto diritto del cittadino di poter, diciamo così, beneficiare dei servizi pubblici che sono messi a disposizione. Sentiamo i telespettatori, pronto? Ah, buongiorno, sono Michele. Buondì Michele. Ma volevo dire a Rota, fin quando i salvagenti che buttate agli operai hanno il buco, prima o poi vanno a fondo, bisogna dare dei salvagenti buoni per arrivare fino alla fine del mese, non al 15, se no, se il salvagente è bucato, è inutile. Poi continuiamo a parlare di una cosa, di politica, oramai comandano le aziende, l'orientamento finanziario e industriale è il parlamentino di Bruxelles che dice quello che deve fare. Adesso si butteranno sulle case e faranno la trafila che hanno fatto le macchine. Casa 4, casa 5, casa 6, casa 7. E ogni volta bisogna fare la modifica. Un operaio che al numero 2 non ha più i soldi per fare le altre modifiche, verranno tutte comperate dalla finanza per 2 spagnolette e un peperone, dopodiché faranno tutte le riforme, diventerà la casa green e gli operai andranno a vivere nelle foreste.
Grazie Michele, mi sembra chiaro. Ma a proposito di questo, anche delle parole di Rota Scurati, diciamo che c'è una campagna proprio che si chiama Rispettiamoci, fatta da TM, perché lunedì e martedì bottigliate a un addetto a TM e botte a un capotreno Trenord. Quindi cioè, ci sono tutte queste aggressioni, no, e loro infatti continuano a scioperare, però di venerdì, e chiaramente, guarda, cioè, io il disagio avuto, poi c'è per ho avuto modo di in questi anni anche di parlare con moltissime persone addette all'azienda di trasporti milanese, la TM, e i disagi sono moltissimi. Beh, tutti avrete letto anche l'infrazione data da TM, nessuno sapeva niente qua, sui 5 euro dei vigilanti che sono stati sul subappalto esterno, uno stipendio veramente al di sotto del salario, altro che salario minimo, e quindi sono stati giustamente sanzionati. Vivono nel totale insicurezza, con scorribande di persone che saltano i tornelli e nessuno dice niente. Loro, se si azzardano, chi lavora ai mezzanini, a dire qualcosa, rischia anche veramente di fare una brutta fine. Mancano addirittura in alcune stazioni anche, e questa è una cosa che mi hanno comunicato alcuni sindacati, anche i bagni per le autiste femminili, cioè non hanno gli spogliatoi, non sanno dove andare. Credo che su molte cose abbiano assolutamente ragione. Sul fronte sicurezza, il ministro infrastruttura ha annunciato una serie di assunzioni anche per quanto riguarda il controllo e la sicurezza dei treni, e quindi sicuramente, vabbè, che Milano sia insicura a 360 gradi, questo è un dato di fatto, e anzi la presenza magari dei mezzi a una certa ora insieme ad altri mezzi di trasporto come lo stesso taxi, per noi donne è una forma anche di sicurezza. Però su alcune tematiche hanno ragione, hanno difficoltà a difendersi, e questo dovrebbe essere anche la parte dell'amministrazione pubblica. Però adesso loro sciopereranno, no? Palestra. Poi non tutti aderiranno, come diceva anche Rota, che sa meglio di me di situazioni sindacali, non tutti sicuramente, perché poi viene garantito la parte minima, però su alcune tematiche io non mi sento di assolutamente di dare conto, perché ho toccato con mano la difficoltà. Poi non si deve mai generalizzare, perché poi purtroppo l'utente che deve utilizzare il mezzo per andare al lavoro è chiaramente la persona che viene colpita principalmente dalla... Però il controllore controlla, il controllore non interviene. Invece il controllore è chiamato molte volte a intervenire, è chiamato un taxista l'altra volta, il nostro telespettatore diceva: io accompagno le donne, poi però quando scendono e arriva il molestatore devo scendere io. Dice: io non sono tenuto a farlo, ma lo faccio per mio senso di dovere. Civico. Però questo è un altro sciopero, e venerdì chiaramente si crea un disagio a tutti, fatto apposta per creare attenzione su un problema. Ma poi cosa si risolverà? Cioè, si risolverà qualcosa oppure questo è un credo circolo che vizioso? È un tema che non riguarda solo ATM, ci terrei a sottolineare questo. Abbiamo visto anche, e sappiamo, di episodi molto pesanti anche su Trenord e su tutti i mezzi di trasporto, perché poi declinare il tema dell'aggressione sui mezzi pubblici e sui mezzi di trasporto come un problema di Milano insicura mi sta molto stretto. Quindi siamo Basta sul tema, c'è un tema di competenze termino. Per cui c'è bisogno, arrivo, purtroppo in un momento di grande tensione, noi stiamo vivendo un momento anche economicamente complicato, siamo in una crisi economica e ahimè ci siamo abituati anche a sentire dai politici per prima atteggiamenti molto aggressivi. Allora, questo della sicurezza sui mezzi pubblici è un tema gigantesco che credo che sia giustamente portato all'attenzione anche con un mezzo legittimo, con le fasce di rispetto come quello dello sciopero. Capisco che esista un disagio per i cittadini che non possono fruire del mezzo di trasporto, però anche la risoluzione, perché vuol dire mettere altre forze che non sono né controllori né coloro che guidano i mezzi al fianco di chi del personale, credo che risponda alla responsabilità degli amministratori, che però hanno dei mezzi spuntati, no? Rota, perché cosa... l'abbiamo visto anche durante il Covid, anche solo per controllare la possibilità di accesso con i mezzi pubblici che passava attraverso il Green Pass è stato davvero complicato, quindi non è di facile risoluzione, ma è giusto che l'attenzione sia alzata e posto il problema. Assolutamente. Rota, cosa dicevi di Roma? No, dicevo che il problema c'è a Milano come c'è a Roma, come c'è in moltissime altre città, basta vedere cosa è successo in poche settimane alla stazione Termini di Roma. Ovviamente non voglio puntare il dito rispetto a quella situazione o a quella città,
ed è un problema estremamente delicato che si collega anche a una situazione, non voglio giustificare nessuno, ma anche di problematicità e di disperazione di delle fasce più povere, più deboli di questo paese, sì. Perché uno delinque non solo perché gli piace delinquere, perché a volte purtroppo si trova in una situazione di indigenza, di sofferenza, di tante cose che complicano la vita, e purtroppo, ripeto, non è per giustificare, anzi assolutamente non va assolutamente bene, ci troviamo di fronte a queste situazioni. Non a caso succedono in questi luoghi e soprattutto nei servizi che sono utilizzati dalla parte più povera, diciamo, della società. Sì, ma non è una giustificazione. No, non è una giustificazione, cioè, però è un dato di fatto. Non succede, diciamo così, tra quelli che sono benestanti e possono girare a Milano con la limousine. Capita in questi contesti dove si racchiude una fascia di popolazione molto molto indigente, ripeto, ma è solo una lettura e non è una giustificazione. Il merito dello sciopero, forse, se si può dire, è quello di mettere sotto i riflettori questo problema, che dovrebbe essere, diciamo così, almeno affrontato, per non dire risolto. Allora, c'è bisogno di più sicurezza, quindi il comune assumerà nuovi vigili, ha aperto un bando, ne parliamo dopo. Però tu dici per lasciarlo in ufficio, non lo so, perché tra i requisiti c'è quello anche di fare trazioni e piegamenti, quindi ne parliamo tra poco. Eccoci qua, allora, grazie per l'attesa. Dicevamo, il comune assumerà 250 nuovi vigili tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Ci sono dei requisiti: avere tra i 18 e i 62 anni, se non mi sbaglio, no? Sì, entro il 17 marzo ci si può candidare e bisogna fare trazioni, piegamenti, insomma avere un po' di requisiti, e la paga è di 20.344 euro annui, quindi rota, cos'è, tu che fai bene i conti? Ma sono circa 1.500 euro lordi mensili, al netto poi delle maggiorazioni, scatti di anzianità, straordinario, festivi, via dicendo. Questo è proprio il minimo retributivo che viene applicato a un nuovo assunto in questo settore. Quindi stiamo parlando al lordo 1.500, al netto 1.200 euro, per 13 mensilità ovviamente. Quindi ti sembra corretta la paga per... È corretta quella stabilita dei contratti. Polizia locale. Non mi sembra una retribuzione che è uguale più o meno a quella di badanti, colf. No, è leggermente superiore, però dipende. Se uno vive a Milano e ha questo stipendio, gli conviene chiedere subito il trasferimento a Reggio Calabria e sistemare la situazione, perché con questa retribuzione a Milano provincia non... Su una cosa siamo d'accordo. Potete dirlo voi che abitate probabilmente a Milano, nella cintura milanese, con 1.200 euro netti non penso che si possa vivere a Milano. Adesso arrivo da te, Silvia, sentiamo i telespettatori, pronto? Salve, sono Giuliano da Milano. Salve. No, volevo dire una cosa, una cosa. Della violenza sui mezzi e lo sciopero. Esatto, sulla violenza sui mezzi. Allora, prima che in Italia abbiamo una legge ancora non cambiata. È l'unico paese che in Italia la legge non è mai cambiata. Se vai in Europa la sicurezza è strepitosa. Il problema è in Italia, bisogna cambiare la legge in Italia. Perché sennò la sicurezza è ancora così. Come dovrebbe diventare? Come in Europa, da avere carta bianca. Se tu fai disastro, okay, ti prendi, porti in questura, vai in questura. Fai le cose che ti devi fare come in Europa, non che in Italia fare cose e poi dopo che ti lascia andare. Grazie. Prego. Grazie. Sul questo intervento, Silvia Scurati, ma anche sul bando della polizia, che comunque è vicino al tema della sicurezza. Cioè, secondo te, due cose. Uno, se appunto secondo te ci avranno tanti candidati, visto che comunque la sicurezza e quant'altro, il problema della sicurezza, e poi se questa cosa di fare trazioni e piegamenti prevede un lavoro dinamico, quindi secondo te poi la polizia, cioè tu dici per stare in ufficio, Quando dice il telespettatore, credo si riferisca un po' a certezza della pena, che dovrebbe essere assolutamente, concordo, ma anche prima l'ho detto così molto. Anche il tema delle scorribande di baby ganger, bandi di ragazzini che assaltano i mezzanini, cioè
Qua bisognerebbe fare anche qua una seria riflessione, molte volte, e qua non ho paura anche a dirlo, magari sono anche bande di extracomunitari che si ubriacano, insomma ci sono tante questioni sul fronte sicurezza. E sul tema dei vigili, cosa vuoi che dica? Il Comune di Milano aveva annunciato assunzioni già, se non erro, un anno e mezzo fa, ancora forse prima del Covid. Il tema è come impiegare le forze dell'ordine, perché poi nel momento in cui fai un concorso ci vuole tutta una fase poi di preparazione, c'è il corso da fare, non è che una persona sì, vince c'è un bando, scritto quindi è molto lunga, ci vuole un altro anno. E poi come impiegarlo, perché se vengono impiegati per fare burocrati in ufficio, come è successo spesso in passato anche con la giunta Pisapia, addirittura alcune amministrazioni mettono anche in dubbio la dotazione della pistola alle forze dell'ordine, che è una cosa. Quindi bisogna veramente capire come vengono impiegate, ma mi auguro non per fare le multe, non per controllare l'area B, per dare i divieti di sosta, come spesso purtroppo abbiamo assistito. Quindi è come viene impiegato il personale che mi preoccupa molto, trattandosi del Comune di Milano, perché molte volte c'è questa filosofia che vengono utilizzati più per fare i burocrati che invece essere veramente impiegati per tutelare la sicurezza di tutti i concittadini, dei commercianti quando abbassano la serranda, dei mezzi pubblici al di fuori chiaramente dell'utilizzo del mezzo, ma sulle piazzole di stazione centrale è ormai un souk, è diventato veramente una casba dove si spaccia a cielo aperto, lo sanno tutti, quindi basta andare a farsi un giro anche alle 3 del pomeriggio. Quindi è come vengono impiegate le forze dell'ordine. Ho detto al tema della pistola perché veramente in alcuni comuni non gli fanno fare i corsi previsti al poligono di preparazione, che è una follia. Quindi non dobbiamo avere paura di parlare di sicurezza e utilizzare tutti i metodi, tutte le misure che sono consentite dalla legge per poter veramente dare anche la percezione della sicurezza. È importante vedere una divisa, è già la percezione di essere più disincentivo. Esatto, cosa che purtroppo manca. Ecco, Palestra, scrivono da casa: nuovi vigili. Qualche settimana fa, nella via in cui abito, 5 vigili hanno battuto a tappeto tutte le auto parcheggiate, controllando le targhe e portandone via col carro attrezzi 4. Poi, quando ne hai bisogno, non li trovi mai, dice Enzo da Milano. Sì, allora, a parte le generalizzazioni che trovo davvero antipatiche, nel senso, noi stiamo vivendo anche un momento di una crisi di cui, come generazione, mi reputo ampiamente responsabile essendo madre di 3 figli, dove c'è tutto un tema anche rispetto alla devastazione del bene comune, che non ha certo a che fare solo con un tema di extracomunitari, e su cui dovremmo fare come genitori delle grandi riflessioni. Per cui, stando sul punto, però mi sembra che di fronte a un impegno di un'amministrazione di potenziare il suo comparto di polizia locale, questo sia un segno di attenzione al presidio del territorio e al tema della sicurezza, che assolutamente non va trattato come un dogma. Mi fa un po' sorridere che sia stretto che la polizia locale faccia anche le multe e i divieti di sosta, perché è fatta per rispetto delle regole, quindi è ovvio che questo è parte anche del compito che devono assolvere gli agenti di polizia locale. Sappiamo che sono fondamentali nella gestione anche di tutte le iniziative sul territorio del presidio. Quando si dice che tanti agenti sono dietro la scrivania, è perché il lavoro dentro un comune però, è fatto anche tantissimo di parte burocratica e amministrativa. Però posso interloquire su questo aspetto? Perché certo, io non è sono, più bello non sono, se dialoghiamo. No, non sono un esperto, diciamo così, della macchina pubblica, del settore pubblico, ho un'esperienza più da privato, da industria, via dicendo. La tecnologia, e anche quella digitale, nell'industria ha portato a più certo. produzione, più produttività e meno posti di lavoro, proprio perché c'è un ammodernamento, diciamo così, dell'industria in generale. Nel pubblico a me pare non avvenga questo, cioè l'informatica, tutto il mondo digitale che è stato introdotto in questi anni non ha portato, diciamo, a una maggiore produttività nel settore pubblico, una maggiore efficienza e una diminuzione di posti di lavoro. Questo che, perché è vero che magari è aumentato il lavoro burocratico e quindi uno tende a pensare devo stare più in ufficio. Però in questi anni c'è stato un processo tecnologico che ha modificato il modo con cui si lavora. Cioè nelle imprese private il lavoro che si faceva in 5 adesso lo si fa in 1, a volte
meno di uno. E nel pubblico questo processo però è attenzione, molto più lento, è molto, interloquiamo molto più lento. Però ci diciamo anche che dal punto di vista del taglio dell'organico le amministrazioni pubbliche hanno subito una riduzione pazzesca, perché anche dei vigili del comparto quando uno guarda, non è che viene gestito complessivamente il fabbisogno occupazionale di un'amministrazione, è composto dalle varie parti, e non è vero. Io faccio riferimento al mio comune che conosco. Nella provincia di Milano oggi l'azienda che ha più occupati è il comune di Milano, anche questo è un elemento su cui riflettere. Poi sì, però bisogna fare anche un elemento comparativo, cioè credo che detta così abbia un tema di assolutismo che mi sento di dire: guardiamo i numeri. La digitalizzazione è stata fondamentale. Noi usiamo nel mio comune, rispondo per il mio comune perché è quello che conosco, abbiamo adottato sistemi moderni che permettono di fare rilevazione, ad esempio sulle macchine senza assicurazione che rimangono un problema. Si può, le sanzioni vengono fatte sia sulla velocità sia sulla sosta senza il famoso blocchettino. Ci sono state, ma dire che la possibilità e la capacità assunzionale di un'amministrazione locale corrisponde al bisogno non è dire quello che succede. Peraltro mi permetto di dire che in generale noi stiamo vivendo anche un momento di grande transizione rispetto a quello che sono la risposta ai concorsi pubblici dei comuni. C'è un bisogno di assumere tecnici, quindi anche quando si può, nel mio comune siamo in difficoltà in tutti i settori, e questo ci sta ponendo delle domande anche rispetto a quello che viene definito posto fisso delle persone, che non sono più attrattivi come una volta, ecco. Anche forse per le riportazioni. Curati al volo prima della chiusura, ricordo un episodio tese. Quando dico che spesso bisogna mettere gli agenti in condizione di lavorare, sul tema del taser, mi ricordo che Regione Lombardia ha fatto una legge con tanto di corso di formazione, il cui Milano, Beppe Sa, non voleva dotare gli agenti di questi strumenti di autodifesa. È questo che io dico. Quindi poi alcune scelte sono purtroppo legate a delle modalità di pensiero politiche. Quindi mettiamo in condizione gli agenti di lavorare bene e di difendersi, perché altrimenti veramente li mandiamo alla pubblica piazza. Allora, io vi devo salutare, purtroppo, dico, perché ovviamente il dibattito è molto interessante, ma torneremo sicuramente a parlarne. Io vado in pubblicità, poi arriva un nuovo ospite. Ringrazio intanto Silvia Scurati, Lega, per essere grazie stata a voi, con noi. Grazie per l'invito. Grazie Michela Palestra, Patto Civico Maiorino. Grazie a Mirko Rota, dirigente sindacale FIOM CGIL. Un saluto a tutti. Un saluto, non andate via, pubblicità, tra poco. Rieccoci, allora grazie per l'attesa, eccoci con le news da Famiglia Cristiana. Saluto e ringrazio la giornalista Chiara Pirizzoni qui con noi, buongiorno. Buongiorno Stefania, grazie a te. Grazie per essere venuta a illustrarci questo nuovo numero. In copertina era doveroso un focus su quello che è stato il sisma tra i più violenti, avete scritto, e giustamente lo vediamo anche dalle immagini, degli ultimi secoli, che però siete riusciti a leggere con una chiave di speranza, ovvero quella della solidarietà. Esatto, dici bene, era doveroso, dico anch'io, cioè la scelta della copertina dopo giorni e giorni di Sanremo ricaduta sul sisma, perché è stato davvero un evento clamoroso, il più violento degli ultimi secoli, cioè, però come dici bene, abbiamo puntato lo sguardo sulle luci di speranza che c'erano tra le macerie. Chiaramente la situazione in Siria è aggravata anche da una guerra che dura dal 2011. Il collega Antonio Sanfrancesco ha sentito il nunzio apostolico a Damasco in Siria, il cardinale Zenari, e ha sentito l'arcivescovo di Smirne, Kmtek, e ovviamente poi anche tutti coloro che hanno collaborato alla solidarietà, anche perché possiamo immaginare uno scenario di cui ancora non conosciamo le dimensioni. Apocalittico, esattamente. L'idea era comunque, in una notizia tragicissima, di riuscire a trovare le luci di speranza, appunto. Ci sono state tante iniziative, tante mani che hanno dato proprio un aiuto anche a scavare, a recuperare le persone, portarle in salvo, così resta nel cuore il bimbetto che è stato salvato dalle macerie, che adesso sta bene, sorride, l'abbiamo visto su Twitter, no? Fa molta tenerezza,
fa anche sperare che questa popolazione così vessata riesca, insomma, a trovare una strada per il futuro. La CEI stessa ha indetto per il 26 marzo una colletta nazionale di raccolta fondi proprio per i terremotati. Per il 26 di marzo? 26 marzo, sì, sì, in tutte le chiese e in tutte le diocesi d'Italia è stata indetta questa colletta per chi vuole, appunto, e chi può sostenere i terremotati. Ecco, e poi noi ce la ricorderemo ovviamente dal, sì, sì, dal, sì, giornale. Sì, 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 ovviamente anche noi abbiamo dedicato uno spazio per ricordarla. E poi c'è Sanremo. Eh sì, perché Sanremo. Voi avete giustamente scelto di dedicare la copertina a questo, però in copertina c'è anche Sanremo e voi avete scritto un festival al servizio dell'audience. Ecco. Beh, diciamo che l'impressione è stata che valesse il detto, diciamo così, che purché se ne parli, che se ne parli anche male. Ecco. Certo. Chiaramente abbiamo iniziato, e questo lo diciamo nel servizio, avevamo il collega Eugenio Arcidiacono che è stato 4 giorni a Sanremo a seguire il festival e ne ha scritto da là. Abbiamo apprezzato tutti, credo, la prima serata con Benigni e il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, quindi insomma diciamo che ci sono stati dei momenti anche molto alti, la Costituzione, Benigni che è un poeta indiscutibilmente, ci sono anche stati dei momenti molto bassi e molto discutibili, ecco. Adesso non mi avventuro troppo nei promossi bocciati, vedi che nel frattempo noi piace anche un po' avventurarci. Allora, avete bocciato la Ferragni, vedo Rosa Chemi, sì. E quindi tutta la famiglia, diciamo, coinvolta. Che, sì, 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 beh, insomma, era abbastanza inevitabile. Se vuoi ti leggo i commenti. Vai. Così non usciamo da quanto scritto. Molto attesa Chiara Ferragni, ha deluso, un po' spaesata, è stata autoreferenziale, mostrando poco spessore. In effetti l'impressione abbiamo avuto tutti anche in quel monologo, che era comunque che facesse un selfie dal palco più alto d'Italia, certo. Che poi è l'Ariston. E quindi diciamo Sanremo, il primo dei promossi, luce e ombre. Il primo dei promossi è il nostro Presidente della Repubblica e l'inno alla Costituzione che ha fatto Roberto Benigni. Devo dire che questa intuizione di collegare la Costituzione alla canzone mi è sembrata davvero un momento di poesia altissimo. Ecco, sì. Bene, grazie. Poi ovviamente leggeremo tutti gli altri promossi e bocciati. Noi l'abbiamo fatto con le elezioni regionali, quindi ci farà piacere anche vedere quello di Arcidiacono da Sanremo. Nel mentre, sempre in copertina, la vostra serie sulla natalità, perché poi è una serie che tu, esatto, stessa curi. Quindi come è nata questa idea della serie? Allora, la serie la coordina Orsola Vetri, sì, che è la responsabile dell'area famiglia, ed è, diciamo, io la sento molto questa serie perché l'ho promossa, l'ho voluta, mi è piaciuta, mi ha appassionato, sui giovani alla natalità. In autunno, non so se ricordi, c'era stata quella previsione così angosciante dell'Istat per cui nel 2045 saremmo state più coppie senza figli che coppie coi figli. Abbiamo pensato che, d'accordo con Orsola Vetri ovviamente, che fosse il caso di dividere questa notizia, questa notizia angosciante, in tutti gli ambiti che riguardano la vita dei giovani. La prima puntata l'abbiamo fatta sulle paure del futuro, sembra una mission impossible essere giovani oggi. Abbiamo chiesto ai ragazzi, siamo partiti col ministro Roccella ovviamente, e poi comunque abbiamo chiesto anche ai ragazzi quali fossero le loro paure. In questa seconda puntata invece mettiamo lo sguardo, accendiamo la luce sul lavoro, particolarmente in chiave rosa, perché io credo, dimmi se sei d'accordo, sì, ma che sia indiscutibile che per le donne è un tema comunque più faticoso. Assolutamente, cioè, sì. Essere donna è più difficile, certo, anche nel mondo del lavoro. Abbiamo deciso di dare questo taglio rosa, abbiamo intervistato questa imprenditrice che sono andata ad incontrare proprio da Acerra. Lei è un cavaliere del lavoro dal 2009 per il suo impegno per le pari opportunità, una donna in gambissima. È imprenditrice a capo di un'impresa con 146 dipendenti, di cui 10 donne. Ah, e lei, in una battuta, per dirti qual è secondo me anche l'intuizione di questa donna, le sue capacità anche di raccontarsi, lei ha detto: io non sono per le quote rosa, io sono per le aliquote rosa. Non è possibile che una donna abbia il 37% di trattenute sullo stipendio e non abbia nidi gratis. Adesso te la dico in una battuta, ma sostanzialmente insomma, il suo punto di vista è questo. E poi il collega Alberto Laggia invece ha intervistato una demografa, Agnese Vitali. Lei è una professoressa associata di demografia al Dipartimento di Sociologia a Trento. E in sostanza quello che lei dice è: quanti genitori, leggete anche nel titolo, quanti genitori mancati per la precarietà. Se la coppia non ha un reddito sicuro e sufficiente, rinuncia ad avere figli, e quando raggiunge la stabilità economica è troppo tardi. Certo. Questo è un po', diciamo, il quadro
drammatico, ecco, ancora nel quale stiamo comunque vivendo e portando proprio alla luce queste necessità si farà una bella serie. Sì, sì, una serie che durerà 5 puntate di serie, te lo anticipo, perché l'idea era di arrivare agli stati generali della natalità che ci saranno in maggio. Quindi abbiamo aperto con la ministra, adesso c'è il lavoro, poi ci saranno le relazioni, poi ci sarà il tema della casa. Insomma, abbiamo pensato, proviamo ad aprire tutti gli ambiti della vita dei ragazzi e capire perché i ragazzi non fanno più figli, cioè perché non si sentono di fare più figli, non perché solo non li fanno. Assolutamente, portare l'attenzione su questo tema è davvero fondamentale, quindi seguiremo con passione tutte anche i prossimi step. Nel mentre facciamo un respiro profondo su tutto questo, quando esatto. Dobbiamo comunque conciliare lavoro e famiglia, come ci insegna lui e voi l'avete scoperto. Abbiamo intervistato Mike Maric, che è un coach del respiro, cosa devo dire fondamentale, cioè il respiro ci accompagna, a parte che ci accompagna proprio biologicamente nella vita, ma poi è anche uno strumento per riuscire a stare in equilibrio con la propria vita. E allora, a parte raccontarvi appunto che lui è un coach del respiro, insegna come respirare ai campioni ma anche alle persone normali, che questa è la cosa interessante. Lui ha cominciato praticando apnea a livello agonistico nel 2004, è stato un campione mondiale, record del mondo di apnea. Poi purtroppo ha vissuto il lutto di un compagno e lui dice: per cercare di portare avanti il controllo del respiro anche nella mia quotidianità, per imparare a controllare l'ansia, ha messo questi suoi strumenti al servizio di un'operazione che poi giova a tantissime persone. Se vuoi ci dà anche un consiglio pratico, che però devo leggere perché non posso interpretarlo di sbagliare. Assolutamente. Allora, un consiglio pratico utile per tutti è un primo consiglio di prendere consapevolezza del respiro, per esempio abbinando l'inspirazione e l'espirazione allo stesso numero di battiti cardiaci. Ci si renderà conto che ci sarà una maggiore armonia mentale, un miglior stato di rilassamento, una diminuzione dei battiti e della pressione arteriosa, una migliore concentrazione. Cioè, in pratica noi dobbiamo inspirare ed espirare come il cuore. Quindi esatto. Se ho la tachicardia devo andare veloce. No, già non ho capito niente. No, serve a dominarlo, il fatto di coordinare, ecco. L'inspirare e l'espirare con serve a coordinare. Facciamo il contrario, cioè questo è un caso disperato, chiediamo al coach, devo studiarmelo bene quell'articolo, quello è uno di quelli che passiamo, mi stampo e mi conservo proprio per sempre. Allora, rubrica in famiglia anche. Sì, quindi. In famiglia, rubrica che io e Orsola Vetri amiamo molto, con i nostri esperti che ci accompagnano settimanalmente. Questa volta abbiamo pensato di mettere il fuoco su Fabrizio Fantoni, che è psicologo, psicoterapeuta, lui soprattutto guarda l'età adolescenziale come diciamo target d'età. La domanda viene da un professore che si è trovato in classe a discutere del perché con gli alunni ci fossero questi attacchi sul web, particolarmente alle donne, e pensiamo alle figlie dei famosi, ecco, in questo caso. Per cui, a parte Vanessa Incontrada, ma pensavamo a Yolanda, la figlia di Ambra Angiolini, Francesco Renga, ad Aurora Ramazzotti, quindi figlie di famosi ma anche donne che sono state attaccate sul web, la stessa Francesca Michelin. E Fabrizio Fantoni risponde dicendo che sicuramente c'è un tema anche di invidia, diciamo così, ci sono i patologici, i nostri famosi leoni da tastiera, no? Sì. Quelli che pur di attaccare e di digitare partono e attaccano, e che particolarmente questa cosa succede con le donne, perché il tema del corpo è sempre scatenante, il fatto di attaccare una donna o perché è grassa o perché è magra o perché ha i brufoli o perché è vestita male è un tema di solito abbastanza scatenante. Bisogna, conclude lui, tenere viva l'attenzione sull'importanza delle relazioni dirette e concrete tra le persone. Ora sembrerà una cosa che sappiamo tutti, ma soprattutto con l'età adolescenziale, dove sono immersi nella rete, è sempre un consiglio da tenere presente. Certo, quindi tenere presente di essere, di vivere poi la vita reale e concreta, e di prendere le distanze sia per chi scrive che per chi poi le subisce in prima persona. Sì, soprattutto tenere principali le relazioni on life, come si suol dire, no? Cioè le relazioni nella vita sono le più importanti, anche perché tu non sai chi si nasconde dietro lo schermo. E questo è importantissimo. Grazie allora per averci dato un po' di spunti di riflessione dal nuovo numero, che poi andremo a trovare in edicola, a Chiara Perizzoni, giornalista di Famiglia Cristiana. Grazie a te Stefania, grazie. E grazie a voi per averci seguito, ci vediamo domani alle 13 con Metropolis, un buon proseguimento a tutti, ciao!